Benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale, iniziamo la nostra consueta rassegna sportiva con il calcio, con i risultati di Champions League. Per quanto riguarda il martedì, il Bayern Monaco e il Real Madrid hanno dato spettacolo facendo il risultato in 2-2, mentre ieri, mercoledì, il Borussia Dortmund ha piegato il Paris Saint-Germain per 1-0. Ovviamente. Queste sono le gare d'andata. Per quanto riguarda invece l'Europa League, oggi in campo Olympique Marsiglia contro Atalanta e Roma Bayer Leverkusen. Ovviamente, match valido per le semifinali di andata. Stessa identica cosa in Conference League con la Fiorentina che però affronterà in casa il Club Brugge. Per quanto riguarda invece la Serie A, sono stati squalificati Baugema del Bologna, Tamez del Torino, Cabal del Verona, Gagliardini del Monza, Musa del Milan, Baiero e Perez dell'Udinese, Pierozzi della Salernitana e Tressoldi del Sassuolo. In Serie B si è giocato il turno infrasettimanale, la terz'ultima giornata del campionato cadetto, con la sfida tra Catanzaro e Venezia, ovvero il big match di giornata che è finita 3-2, mentre il Parma è matematicamente promosso in Serie A grazie al pareggio contro il Bari per 1-1. Per quanto riguarda invece l'estero, è stato squalificato causa doping Gabigol per 2 anni. Passiamo al tennis con l'ATP di Madrid. Jannik Sinner, a causa di un problema all'anca, non affronterà Félix Auger-Aliassime. Per quanto riguarda invece gli altri risultati, Rublev ha vinto contro Carlos Alcaraz con il punteggio di 4-6, 6-3 e 6-2. Taylor Fritz batte Francisco Cerúndolo con il punteggio di 6-1, 3-6 e 6-3. Nelle WTA, Julia Putintsefa perde contro Elena Rybakina con i punteggi di 6-4, 6-7 e 5-7. Mirra Andreeva invece ha perso, contro Aryna Sabalenka con il punteggio di 1-6, 4-6. Per quanto riguarda invece il doppio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno sconfitto Aslan Karatsev e Kyrgyz Jong con i punteggi di 6-4, 6-2. Oggi la coppia affronterà la coppia Thompson-Korda. Per quanto riguarda invece il Challenger 175 Cagliari, valido ovviamente per l'ATP, Fabio Fognini perde contro Federico Coria con il punteggio di 6-7, 1-3 e ritiro purtroppo dell'azzurro. Nuno Borges invece ha vinto contro Francesco Maestrelli con il punteggio di 6-3, 7-5. Marton Fucovics ha vinto contro Giulio Zeppieri con il punteggio di 7-5, 4-0 il game, ma poi è stato interrotto a causa di un problema per Giulio Zeppieri. Mentre Alex Mikkelsen perde contro Lorenzo Sonego con il punteggio di 3-6, 6-2, 3-6. Lorenzo Musetti, scusate, affronterà oggi Juan Manuel Cerúndolo. Per quanto riguarda invece il doppio, Alberto Sanna e Nicolò Dessi sono stati sconfitti da Yuki Barrambi e Francisco Cabral con il punteggio di 5-7, 0-6. Oggi in campo Petr Muza e Miguel Angel Reyes Varela contro Francesco Passaro e Francesco Maestrelli e Thiago Agostin Tirante contro Smiranin e Balaji contro Luciano Darderi e André Bergman. Passiamo all'NBA, Dallas Mavericks batte i Los Angeles Clippers 93 a 123 e si porta sul 3-2, mentre i Boston Celtics eliminano i Miami Heat con il punteggio di ieri di 118 a 84, chiudendo la serie con il 4 a 1. Per quanto riguarda invece il ciclismo, con il Gran Premio di Francoforte o l'Eschborn-Frankfurt, Maximilian Van Gils ha vinto la volata della classica tedesca. Il ciclista della Lotto Dynasty ha battuto Alexander Abnobru della Movistar e Reel Shin della Israel Premier Tech. Passiamo alla Formula 1, ufficiale l'addio di Adrian Newey dalla Red Bull. Dopo tante speculazioni, l'ingegnere della squadra anglo-austriaca lascerà nel 2025, precisamente dopo il mese di marzo. Rimaniamo sempre coi motori, ma passiamo alla GTWC Europe, che scatta in questo fine settimana da Brands Hatch con la Sprint Cup Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS 2024.
Passiamo all'Atletica, Federico Riva al meeting di Huelva, tappa del World Continental Tour, conclusa in seconda posizione alle spalle del norvegese Narve Gili Nordas e davanti al francese Jimmy Gressier. Leonardo Fabbri a Modena, precisamente al Frate 150, ha lanciato il suo peso a 22,88 metri, fermandosi ad appena 3 centimetri dal record italiano di Alessandro Andrei. L'azzurro ha battuto anche Zane Weir. Passiamo all'hockey sul ghiaccio. Con i mondiali che si stanno svolgendo a Bolzano, l'Italia è stata sconfitta 2-0 dalla Slovenia. Passiamo alla palla a mano con le qualificazioni per quanto riguarda i mondiali per la sfida decisiva contro il Montenegro. I portieri sono Domenico Ebner e Andrea Colleluori. Le ali sono Gianluca Dabrin, Tommaso De Angelis, Umberto Bronzo e Davide Pugliese. I terzini e i centrali sono Davide Bulzamini, Marco Mengon, Simone Mengon, Christian Majovic, Mikael Hermansson, scusate, Pablo Marocchi, Giacomo Savini e Thomas Bortoli. I pivot sono Andrea Parisini, Endrit Ibballi e Gabriele Sontacchi. Passiamo al canottaggio. Sono stati radunati ben 54 azzurri a Varese in preparazione per il preolimpionico e soprattutto per la Coppa del Mondo che si svolgerà a Lucerna. Passiamo al golf, precisamente all'Asian Swing con il Volvo China Open, dove saranno in gara quest'oggi Matteo Vanassero, Guido Migliozzi, Edoardo Molinari, Renato Paratore, Filippo Celi, Francesco Laporta, Lorenzo Scalise, Andrea Pavan. Invece CJ Cup Brian Nelson, al via Adam Scott, Tom Hoge, Alex Nguyen e Stefan Jaegler. Passiamo alla boxe venerdì, ovvero domani, al Paloretico di Palermo. Armando Casamonica e Gianluca Piccardi si sfideranno per il titolo italiano di superleggeri, categoria dei 63,5 kg. Passiamo agli europei di ginnastica artistica femminile. Oggi le azzurre ci saranno nelle qualificazioni tra le 18 e le 20 per quanto riguarda l'assegnazione del titolo all-around della quarta divisione. Per quanto riguarda le azzurre sono, per quanto riguarda la trave, Asia D'Amato, Alice D'Amato, Manlia Esposito e Angela Andreolli. Nel corpo libero, Asia D'Amato, Alice D'Amato, Manlia Esposito e Angela Andreolli. Per quanto riguarda il volteggio, stessa identica cosa, mentre per quanto riguarda le parallele asimmetriche, Asia D'Amato, Alice D'Amato, Malia Esposito, mentre al posto di Angela Andreoli ci sarà Elisa Iorio. Per quanto riguarda invece il tiro a segno, per quanto riguarda soprattutto la Coppa del Mondo a Baku, questi sono i convocati. Per quanto riguarda la carabina, Edoardo Bonazzi, Simon Ventler, Riccardo Armiglio, Lorenzo Bacci, Danilo Denis Sollazzo, Sofia Ceccarello, Barbara Gambaro e Martina Viva Viviani. Per quanto riguarda invece la pistola, Paolo Monna, Federico Milo, Nilo Maldini, Riccardo Mazzetti, Andrea Musso, Massimo Spinella, Cristina Magnani, Maria Varricchio, Chiara Giancamilli, Margherita Brigida Veccaro. Per quanto riguarda invece il tiro al volo, nella Coppa del Mondo di Trap che si svolgerà a Baku, i convocati dell'Italia sono, per quanto riguarda gli uomini, Erminio Frasca, Valerio Grazzini, Daniele Resca, Marco Cozzarella e Emanuele Iezzi. Per quanto riguarda invece le donne, quindi il compound femminile, il trap femminile in questo caso, Federica Caporuscio, Alessia Iezzi, Erika Sessa e Sofia Littamè. Per quanto riguarda invece il tiro con l'arco, con il preolimpionico di Essen in Germania, i convocati dell'Italia sono Mauro Nespoli, Federico Muscolesi e Alessandro Paoli. Per quanto riguarda le donne, Tatiana Andreoli, Lucia Boari e Chiara Rebagliati. Per quanto riguarda invece la scherma per la Coppa del Mondo, questi sono i convocati dell'Italia per quanto riguarda il fioretto. Per quanto riguarda gli azzurri della prova individuale, abbiamo per le azzurre Martina Favaretto, Alice Volpi, Martina Batini, Arianna Enrico, Francesca Palumbo, Giulia Amore, Erika Cipressa, Anna Cristiano, Carlotta Ferrari,
Camilla Mancini, Martina Sinigaglia ed Elena Tangherlini. Per quanto riguarda invece la prova individuale maschile, Tommaso Marini, Filippo Macchi, Guglielmo Bianchi, Alessio Foconi, Alessio Di Tommaso, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Francesco Ingargiola, Giulio Lombardi, Edoardo Luperti, Tommaso Martini e Federico Pistorio. Per quanto riguarda invece la prova a squadre femminile, abbiamo Martina Batini, Arianna Enrico, Martina Favaretto ed Alice Volpi. Per quanto riguarda invece quella maschile, Guglielmo Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini. Per quanto riguarda invece la spada, le azzurre convocate a livello individuale sono Mara Navarria, Alberta Santuccio, Rossella Fiammingo, Giulia Rizzi, Alessandra Bozza, Nicole Foglietta, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Mazzani, Lucrezia Paulis, Vittoria Siletti e Gaia Traditi. Per quanto riguarda invece la prova individuale maschile, abbiamo Davide Di Veroli, Federico Vismara, Giampaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo, Gabriele Crimini, Francesco Ferraioli, Giulio Gaetani, Simone Mencarelli, Marco Pagnelli, Enrico Piatti, Dario Remondini ed Andrea Santarelli. Per quanto riguarda invece la sciabola, le azzurre convocate sono Martina Criscio, Chiara Mormile, Giulia Arpino, Michela Battiston, Alessia Di Carlo, Benedetta Fusetti, Rebecca Gargano, Rossella Gregorio, Eloisa Passaro, Claudia Rolitti, Manuela Spicca ed Irene Vecchi. Per quanto riguarda invece gli uomini, sempre con la prova individuale, Luigi Saemele, Luca Curatoli, Enrico Berre, Francesco Bonsanto, Dario Cavaliere, Michele Gallo, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi, Matteo Neri, Mattia Rea, Giovanni Repetti e Pietro Torre. Infine, Daniele Garozzo, due medaglie alle Olimpiadi ed una nei titoli mondiali del fioretto, ha annunciato il ritiro a causa di un problema personale. Con questa notizia è tutto. Vi auguriamo una serena giornata.